con un bel tricolore su quelle maglie, che qui è una cosa rara, tra l'altro ho anche la porta fortuna, ho spezzato finalmente questa maledizione delle finali, che sapore ha quello scudetto, come si riparte ora con uno scudetto, comunque. Ma io oltre allo scudetto volevo un po' anche sottolineare la stagione che abbiamo passato, cominciando dalla primavera che secondo me ha ottenuto un risultato clamoroso, perché comunque salvarsi con la primavera 1, dove ci sono i più grandi investimenti delle grandi società del calcio italiano, dopo essere partiti purtroppo molto male, secondo me è stata un'impresa importantissima, non solo per il settore giovanile ma per tutto l'Empoli, perché comunque l'Empoli anche il prossimo anno giocherà in Serie A. La 15 e la 17 sono andate alle finali e la 16 ha vinto questo scudetto incredibile, tra l'altro con delle prestazioni veramente straordinarie che hanno un po' stupito tutti gli addetti ai lavori e tutte le persone che seguono il calcio giovanile. E noi siamo stati quest'anno una delle tre o quattro squadre che sono riuscite a piazzare tutte e tre le squadre nelle finali. Non sono molte, non c'è riuscita l'Inter, non c'è riuscita l'Atalanta, non ci sono riuscite molte squadre. E quindi penso che sia stata una stagione veramente importante e difficilmente ripetibile, perché ormai gli investimenti nei settori giovanili sono tali che diventa sempre più difficile. Però è stata una stagione straordinaria, siamo rimasti in Serie A con la primavera, abbiamo vinto uno scudetto e giustamente, come dice lei, interrompendo una serie infinita di finali perse, e quindi io sono estremamente soddisfatto, la società è molto soddisfatta di una stagione secondo me eccezionale, insomma. Senta direttore, una cosa che mi ha colpito molto è stato il fatto che quest'anno, già qualcosa che l'anno scorso, ma quest'anno è ancora più accentuato, l'Empoli, contrariamente alla sua tradizione, ha ceduto in prestito definitivamente questo scorso, però giocatori anche di categorie giovani, under 15, under 16, cosa che non era prima. Volevo capire se questo è un caso o se corrisponde invece ad una... No, non è stata... lei penso si riferisca a Maressa, che è l'unico che abbiamo ceduto. Due ragazzi venduti alla Roma, ora non mi ricordo. No, lì non è questione di venduti alla Roma. Venduti, dati, io non lo so. No, il... Maressa è stata un'operazione fatta con la Juventus, e dalla quale noi tra l'altro abbiamo preso un ragazzo che ci serviva per la primavera, perché Ricchi, che ha fatto una grande stagione, è andato in prestito e quindi abbiamo fatto anche un'operazione funzionale al nostro bisogno. Per quanto concerne i due che sono andati alla Roma, lì non è che ci si può far nulla, visto le regole che ci sono nel calcio italiano. Quando un ragazzo è al vincolo, può, se ha richieste, andare via, e noi non si può far nulla. E siccome evidentemente, nonostante la città o l'Empoli sia una società nel contesto medio-piccola, lei capisce che se viene la Roma, se viene l'Inter, se vengono certe squadre che fanno delle proposte ai ragazzi, noi non ci possiamo far nulla. Questo comunque conferma la bontà del nostro settore giovanile. È un grosso problema, perché è un problema che io, che ci siamo tra l'altro con altri direttori, riproposto di discutere, perché è chiaro che la PIL, che insomma, viene qui una società di quel livello lì e vuole un ragazzo, noi non abbiamo nessuna possibilità di poterlo trattenere. Però questo conferma che città come Roma, che hanno 3 milioni di abitanti, vengono qui a pigliare giocatori nostri. Ci sarà anche un motivo di come lavora l'attività di base dell'Empoli e di come si porta avanti un certo discorso. A me dispiace molto questa cosa, però purtroppo noi, finché ci sono i regolamenti così fatti, non possiamo farci nulla.
della domanda di prima, dopo una stagione così straordinaria con tutto quello che diciamo, come si fa? Ha già detto che sarà difficile riprendersi, quindi beh, insomma, non ci aspettiamo uno studio. No. Guardi, allora io voglio fare un discorso un po' più generale e lo faccio adesso da un addetto ai lavori da molti anni e che non sono di Empoli, sono un professionista e io credo che ci sia una percezione esterna dell'Empoli che è quella che avevo io, di una società comunque che nonostante il bacino, perché ormai i settori giovanili è molto importante anche il bacino, perché se uno sceglie su un bacino di 1 milione di persone ha dei risultati, se ha il bacino più piccolo è normale che ha altri risultati. Però c'è una percezione di una società modello a livello di settore giovanile. Io sono orgoglioso di essere direttore sportivo dell'Empoli, perché io quando lavoravo in altre società ho sempre visto l'Empoli come un miracolo, ma tuttora quando noi si gira, si va, ci dicono come fate, perché tu vai a Ravenna e fai le finali che ha fatto l'Empoli e la gente dice come fate? Evidentemente quelli che mi hanno preceduto, ma il concetto generale, la visione della società che ha sempre avuto è una visione importante. Quindi rispondendo a lei, le rispondo con una semplice affermazione. Tra B, l'Empoli, il settore giovanile va avanti in maniera assolutamente inalterata, con sempre obiettivi importanti e cercando sempre di fare il meglio. Quando lei retrocede, io ho lavorato in società tipo l'Empoli, quando si retrocede la prima cosa che ti chiedono la società è ridurre, sempre, è il leitmotiv dei settori giovanili. A me nessuno mi ha chiesto di ridurre, l'impegno sarà uguale sia in Serie A che in Serie B. E questo è uno dei grandi pregi, dei must che ha l'Empoli. Puntare sempre sul settore giovanile ed è una visione che ha avuto il presidente molti anni fa e che si va avanti. Come ho detto tempo fa al signor Fioravanti, è chiaro che in questo momento gli investimenti delle altre società non sono più quelli di 10-15 anni fa, questo bisogna metterselo nella testa. Se noi pensiamo che l'Empoli debba fare tutte le finali, debba continuare ad essere sempre ai primi posti, si fa un ragionamento sbagliato, perché in quegli anni lì, quando l'Empoli era avanti, le altre società curavano le prime squadre ed avevano un atteggiamento sui settori giovanili che è stato più volte richiamato da stampa e tutto, molto superficiale. Adesso ti trovi delle società che in base al loro fatturato, se investono la percentuale che investiamo noi, in base al nostro fatturato, hanno 10 volte i nostri mezzi. È per questo che bisogna dare risalto a un'annata di questo genere. È per questo che questi risultati sono molto importanti. E rispondendo a lei, non so se tutti gli anni noi siamo nella condizione, però siamo nella condizione di avere sempre qualche profilo che può sboccare in prima squadra, che può avere il percorso finale del progetto che dobbiamo avere noi, creare profili, creare giocatori che possano arrivare in prima squadra. L'anno scorso ci è andato Traoré, quest'anno in questo momento ne abbiamo su penso 9 o 10 che vengono nel nostro settore giovanile. Mi sembra che non ci siano molte squadre in Italia che possono contare. Chiaro che qualcuno poi tornerà giù in primavera, qualcuno resterà su, qualcuno andrà a giocare, però mi sembra che ci sia un'attenzione, ma questo lo dico da esterno, non lo dico da direttore dell'Empoli. L'Empoli ha, per tante persone che lavorano anche in società importanti, ha una magia per queste cose qua, perché il bacino nostro diventa ampio e diventa su tutta la Toscana, ma perché c'è un'organizzazione di decine di pulmini che girano, cioè, e la spesa che fa l'Empoli nel fatturato generale è una spesa importante per il settore giovanile, quindi a me non è stato chiesto nessuna riduzione, quindi l'idea è sempre quella di andare avanti. Poi lei mi insegna, i risultati un anno vengono, un anno. Nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere dall'Under 16, nemmeno io. Neanche Uscì.
e neanche Antonio, perché quando io diedi la squadra a Boucher gli dissi: guarda, dovrai far fatica. Questo per farvi capire come sono anche strani i valori nel calcio e come tante volte è difficile pronosticare. La Coppa là c'aveva già lo stemma dell'Inter, probabilmente l'hanno dovuto togliere, ma voglio dire, nessuno pronosticava una cosa del genere, è andata oltre ogni previsione, ma anche con delle valorizzazioni di giocatori, dei miglioramenti, certo, perché poi alla fine quello che conta nel settore giovanile, il miglioramento del giocatore. Ci sono dei bimbini piccoli che partono da 8 e restano 8, poi vanno a 7, poi ce ne sono degli altri che partono da 6 e danno un grafico diverso. Quindi avremo le nostre squadre dignitose, faremo il nostro lavoro dignitosamente, puntiamo a salvarci bene con la primavera e a fare dei buoni campionati. Senti direttore, l'uso di nasconderci, il settore giovanile oggi in Italia non è sempre più in mano ai procuratori, sono diventati molto invadenti anche nel settore giovanile, lo sappiamo. Oggi addirittura per una ragazzina di 12 anni, forse anche prima. Le volevo chiedere come si pone l'Empoli come società nei confronti dei procuratori, questa è la prima domanda, la seconda che è insieme, perché cosa sta facendo l'Empoli per sviluppare quella che è stata anche recentemente una sua caratteristica importante, cioè lo scouting. Parlo di settore giovanile. Scouting del settore giovanile? Beh, noi siamo, noi stiamo in questi giorni un po' ricostruendo, perché l'avevamo anche l'anno scorso, anche perché io è 40 anni che faccio scouting, cioè ho abbastanza informazioni in tutta Italia, e quindi a me interessa molto invece che ci sia una razionalizzazione, un grosso miglioramento dello scouting toscana. Lo scouting toscana perché io vorrei avere la possibilità e la capacità di lavorare molto in Toscana, di valorizzare i toscani e di estendere il nostro bacino, che è poca cosa, a tutta la Toscana, che fa 3 milioni e 600 mila abitanti, mi sembra. Quindi già così sarebbe per noi importante. Comunque abbiamo società, abbiamo scout in tutte le città della Toscana, in tutti i territori. Lo stiamo con Simone in questi giorni razionalizzando, cercando di metterlo giù anche bene come informazioni, come database, come tutte queste cose. E bene o male, insomma, mi sembra che qualche giocatore, insomma, si porti. È chiaro che abbiamo della concorrenza importante, perché abbiamo una concorrenza importante, questo è ovvio. Però il nostro lavoro deve essere per la Toscana, specialmente in quello che secondo me è il punto forte dell'Empoli, al quale io faccio i complimenti, che è l'attività di base dell'Empoli, dove dall'attività di base dell'Empoli escono e crescono con la metodologia dell'Empoli, escono sempre dei ragazzini importanti. Volevo fare una piccola considerazione: noi siamo andati a vincere uno scudetto di Under 16 con in campo 10 toscani, e fino alla semifinale eravamo anche 11, dei quali 8-9 vengono su proprio dei piccolini, e ci siamo parametrati a una squadra che aveva avuto 10 giocatori da fuori. Quindi l'ampiezza dell'impresa è data anche da questo, e l'orgoglio dell'impresa è dato anche da questo. C'è anche da fare un'altra considerazione, che io punto allo scout in Toscana anche per motivi, diciamo, geocalcistici o quello che vuole, ma anche perché noi si ha un'ospitalità di una ventina di ragazzi, e quindi no, abbiamo anche un limite. Per sopperire a questi limiti bisogna fare grande scouting nella regione, un grande lavoro regionale, poi lavorare bene con i tecnici, con i mister, e cercare di portare su dei giocatori. Nella primavera dell'anno scorso ce n'erano altrettanti che vengono dall'attività di base dell'Empoli, quindi la forza qui è interna, è molto interna. È chiaro che poi se ci sono delle operazioni, come abbiamo anche adesso, da fare extra regione,
devi farle cercando la qualità, devi farle cercando di pigliare i giocatori che debbono venire in convito e devono essere più bravi dei nostri. Qualche volta non succede, anche perché con quella ricerca di giocatori che fanno le grandi squadre, alla fine magari vai a pigliare una seconda scelta, che magari poi diventa più brava della prima, perché è così nel calcio. Questa grandissima qualità in questo momento, io la vedo e non la vedo. Però, insomma, io penso che la Primavera 1 sia, chi la vede lo sa, insomma, sta diventando sempre di più un campionato molto selettivo, molto importante. Tra l'altro hanno anche allargato la forbice dei fuori quota. No. Sì, giocheranno 4-2000 più un fuori quota. Che sputerà anche lui. Sì. Ma noi l'anno scorso abbiamo giocato abbastanza giovani, perché avevamo 5-6, 2001, quindi primo anno primavera, anzi abbiamo finito anche con un 2002. Però qualcuno rimane un po' di ossatura, perché il passaggio tra gli allievi e la primavera 1 è un passaggio abbastanza forte. Dopo 5-6 mesi, se si ha una buona qualità di lavoro dello staff, si riesce, perché anche quest'anno abbiamo visto dei percorsi su certi giocatori importanti. Poi dopo magari arrivano sicuramente a giocarla, però all'inizio è un po' dura per chi è abituato a un campionato di primavera, perché è un salto molto, molto alto. Però noi, che non facciamo l'Under 18, che è una squadra quest'anno facoltativa, ma sarà obbligatoria l'anno scorso, noi porteremo su parecchi 2002, sempre nella logica, nella filosofia di valorizzare i nostri prodotti. Potrebbe arrivare proprio lì, mi ha anticipato. Io ho visto ieri la presentazione della squadra, vado a memoria, 3 fuori vuota 2000, 8 ragazzini del 2001 e il resto 15 ragazzi sulla rosa 2002, una squadra giovanissima. È un po' la filosofia linea verde, no, dell'Engo. No, beh, però abbiamo su 3-2001. Sì, però ci sono. C'è Tonati. Beh, giocheremo. Ma guarda, una scelta coerente con la storia. Io penso che la base titolare sia 2000-2001. Poi è chiaro che per completamento noi usiamo i nostri allievi. Io non è che posso andare a pigliare gente da fuori per fare il completamento delle squadre, mi sembra una cosa normale. La nostra squadra allievi ci sono dei buoni profili e quindi avremo 4-5-2001, 4-2000 e qualche 2002, però quest'anno i 2002 sono in rosa, si preparano al prossimo anno e dovranno migliorare. Direi che è abbastanza giovane, però guardi com'era giovane l'anno scorso, perché l'anno scorso noi abbiamo giocato con diciamo al primo anno 5-6-2001, forse anche di più in certe partite, perché Bortolini, Bezzanai, Donati, Berardinelli, Ricci, erano tutti 2001. È un mix, però io voglio andare con i nostri, con qualche inserimento, che qualcosa magari si farà ancora, con qualche inserimento però con i nostri. Se sono qui da qualche anno, evidentemente un motivo c'è e prima di prendere delle decisioni è giusto che facciano il loro campionato, anche perché il prossimo anno si giocherà con i 2002, insomma, come è normale. Primavera 1 è difficile per i 2002, è difficile perché troveremo squadre che giocano con 5 fuori quota. Questa storia di fuori quota, cioè, è l'opposto di quello che... Io non ho votato a favore di questa cosa, ma è a me non è una soluzione che mi piace, però la giustificazione data da altre squadre è stato il fatto che questi ragazzi si danno in Serie C e in Lega Pro e giocano poco, e quindi di tenerli un altro anno in formazione. Perché andando in giro pare che la realtà sia questa, cioè un giovane che
che esce dalla primavera va in Serie C, tante volte non gioca. E le società grosse dicono si perde la formazione, si perde il contatto, si perde, e quindi hanno deciso di portare 4-2000 e un fuori quota, quindi di qualsiasi età che può giocare in primavera. C'è stato però mi sembra anche un discreto cambiamento di punto di vista tecnico, della sono tutti nuovi le squadre importanti. No, ma io Boucher, no, adesso vabbè, siccome Empoli è un laboratorio, vengono molti qua a guardare, a portar via, a valutare. Questo mi fa anche piacere da un certo punto di vista. Lamberto Zauli, che ha fatto un grandissimo campionato, tra l'altro una persona con la quale sono anche in grande sintonia, è andato alla Juventus e io, la società, ho ritenuto che il giusto sostituto, anche per un discorso tattico e per un discorso di appartenenza e di meriti che ha avuto nella sua storia, fosse Antonio, che già siamo partiti ieri, e sono contento e spero che si faccia un buon campionato, perché ha le caratteristiche per poter far bene. Questo è... Poi ho scelto io un allenatore per gli allievi che conosco da molti anni e che ritengo per queste categorie molto bravo, che ha lavorato tanti anni al Milan, che ha lavorato in società importanti. E poi nel quadro di come concepisco io un settore giovanile, cioè che se uno merita e se uno si ritiene abbia delle qualità vada portato su, abbiamo portato su Filippeschi, che è un prodotto nostro, cioè un prodotto è una parola commerciale, diciamo che è un ragazzo che è qui da molti anni, che ha fatto tutto il suo percorso nell'attività di base e che era pronto per fare questo salto, e quindi sono contento di questo, perché è proprio empolese, di tradizione calcistica in senso di tecnico delle giovanili, e poi un ragazzo toscano che abita qua vicino, che tutti mi hanno caldeggiato per avere una discreta capacità con i giovanissimi, di un ragazzo di qualità. Quindi, mentre nell'attività di base siamo rimasti pressoché inalterati con tutti i ragazzi che sono qui da noi da molti anni. Una curiosità, sempre. Prego. Quanti no ho dovuto dire? Cioè, quanta gente si è proposta? Beh, ma questo è normale. Guardi, questo è, diciamo che è fisiologico al nostro mestiere, però le devo dire neanche tanti, anche perché noi insomma siamo anche abbastanza ormai quadrati su queste cose qui. Cioè, il prossimo anno probabilmente verrà su qualcun altro dell'attività di base. Il nostro discorso, che viene dalla metodologia, bisogna portarlo avanti con ovviamente aggiornamenti e situazioni, perché il calcio è un moto dinamico, non è una scienza ferma, è dinamica, cambia, si evolve, bisogna essere sempre pronti anche a cogliere le situazioni. È diventato più intenso, quindi bisogna fare un lavoro di intensità diverso, ci sono tante cose, però le devo dire nella media bassa, insomma, non è che ho avuto queste grandi sollecitazioni, anche perché non è che c'erano tanti posti. Beh, ma quelli ci sono dappertutto, è normale, anche perché è comunque un settore molto ambito, cioè è un settore giovanile comunque ambito, c'è poco da fare, e poi dopo sta stagione, insomma, è chiaro. Gli scudetti sono due quest'anno, quello del 16 e Traoré.
Ma io ne cioè, metto... Traoré come simbolo, nel senso che guardi, il settore giovanile poi... io se proprio vuole far questo paradosso ne dico tre. Quelli che ha detto lei, però io ci aggiungo anche, siccome l'ho vissuta, so da dove siamo partiti, ci metto anche la salvezza della primavera. Perché forse è l'impresa più difficile, chi ha seguito lo sa, perché abbiamo avuto tantissimi problemi, perché ci misuravamo con squadre importanti, perché avevamo due punti alla decima, all'undicesima giornata, perché nessuno avrebbe scommesso 10 lire, no euro, 10 lire. E io quella che l'ho vissuta molto anche emotivamente, perché mi ero proprio concentrato su questa cosa, perché io ritengo che comunque la categoria Serie A per il settore giovanile dell'Empoli sia importante, perché comunque ci consente anche a livello di trattative, di situazioni, di avvicinare dei giocatori che magari nella Primavera 2 non si avvicinerebbero nell'eventualità, cioè qualcuno ti dice la Primavera 2 non la faccio perché ho ovviamente delle ambizioni diverse. Se sei in Primavera 2 succede, in Primavera 1 a Empoli diventa comunque una bella piazza, perché come ripeto la percezione esterna di Empoli è molto grande, ma da detto ai lavori, cioè da gente che fa questo mestiere in società importanti che tante volte ti dicono ma come fate a fare una roba del genere. Insomma, io ho visto tutte le partite di finale delle Under 16, è stata una cosa veramente entusiasmante, la finale sembrava una sceneggiatura già predisposta, perché finirà tanto per loro a poco, però una sceneggiatura, perché anche se uno va anche sul telefonino a vedere i gol, ci sono dei gol di una fattura non da bimbi dell'Under 16, cioè gli ultimi due gol, ma anche il primo, sono gol di... cioè ci sono stati, è stata una sceneggiatura, un giorno indimenticabile, e una grande soddisfazione per questi ragazzi che veramente hanno fatto un grande miglioramento. Dopodiché bisogna ripartire con modestia, senza tanti proclami, col lavoro, perché queste cose si ottengono o si cerca di ottenerle solo lavorando molto, stando sui campi, parlando con gli allenatori e creando comunque quello che a me interessa, che è sempre fare un gruppo. Poi per ultima cosa volevo, perché con qualcuno non sono riuscito a farlo, volevo ringraziare tutti coloro, perché i ragazzi che hanno vinto lo scudetto hanno avuto la loro soddisfazione, però volevo ringraziare tutti i ragazzi del gruppo della Primavera dell'anno scorso, perché se ci siamo salvati, ci siamo salvati per la costanza, la correttezza e il comportamento, l'ho detto ieri alla nuova Primavera, di ragazzi che sono qui da una vita, che magari hanno giocato 10 minuti, 20 minuti, due partite, ma non hanno mai creato problemi, sono sempre stati dentro il gruppo con positività, con grande mentalità. Adesso sono andati in giro a giocare, a sviluppare la loro carriera, però io devo dire che ho trovato un gruppo a livello umano importante, tutti toscani, perché bene o male il 90% erano toscani, quindi di famiglie per bene che mi hanno insegnato a comportarci, quindi li voglio ringraziare per la grande dedizione, anche se non sono stati protagonisti, con i quali non faccio i nomi, tanto loro lo sanno, con i quali si sono dedicati a questa salvezza che è culminata col play-out con il Genova, che insomma penso sia stata una grande soddisfazione per la società, per il mister, per lo staff, ma anche per i ragazzi, che sono stati un gruppo importante che non ha mai mollato, perché a due punti tanti mollano e noi invece lì abbiamo cominciato a macinare, abbiamo cominciato anche
a non mollare, perché dentro di noi eravamo tutti un po' sconfortati, però non l'abbiamo mai manifestato, abbiamo sempre cercato di essere positivi. E quindi ringrazio sti ragazzi, il mister Zauli e tutti quelli che hanno contribuito a questo.